proprio, e oggi vi raccontiamo la musica avendo ospiti in diretta telefonica Diego e Luca, ovvero i Sonora. Buon pomeriggio ragazzi. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Ciao. Come state? Ciao, ciao. Tutto bene? Bene, grazie. Benissimo, è uscito ieri l'album, tantissimo lavoro di promozione oggi, è giusto così. È giusto così, la storia parte da qui, è il caso di dire. Sì, parte da qui, nel senso che quest'album c'ha una svolta dal punto di vista musicale, è decisamente più rock rispetto ai precedenti, c'è tantissima sperimentazione, ci sono delle tematiche diverse trattate, per noi diciamo è una sorta di nuovo punto di partenza e quindi la storia parte da qui. Ragazzi, vi stiamo ascoltando da qualche settimana con questo primo singolo estratto dall'album che si intitola Si chiama Libertà, che vede la partecipazione del famoso suonatore di cornamuse spagnolo Hevia. Come è avvenuto l'incontro con Hevia e poi la decisione di collaborare con lui? Beh, il titolo è venuto in un modo del tutto spontaneo. Noi, il brano era nato voce chitarra acustica, poi abbiamo pensato di metterla a cornamusa e ci è venuto in mente il nome di Hevia. Anche se inizialmente ci sembrava un sogno, gli abbiamo dato il pezzo, poi fortunatamente a lui è piaciuto subito, ha deciso di collaborare e poi da lì è nata tutta questa fantastica collaborazione che speriamo che anche in futuro vada avanti. Tra l'altro quella con Hevia non è l'unica collaborazione di quest'album, perché ci sono altri grandi nomi della musica come Enrico Ruggeri, Eugenio Finardi e Roberta Di Lorenzo. Sì, esatto, sono entrambi dei cantautori molto apprezzati e molto bravi. Poi tra l'altro c'è anche Alex Giardini, che è un giovane scrittore, che è l'autore dei brani in inglese, e diciamo ci sono appunto diverse collaborazioni anche per quanto riguarda i testi scritti, oltre che ovviamente nelle musiche, dove ci sono degli altri featuring con Second Hand Serenade, che è una band statunitense, Michael Adrian, che è appunto un giovane rapper di Los Angeles, e appunto Hevia. Tra l'altro ragazzi, a proposito dei brani dell'album, insomma l'album è composto da 11 brani, 7 in italiano e 4 in inglese. Tra l'altro, insomma, in quest'album voi non parlate solo di sentimenti d'amore, ma avete uno sguardo attento e lucido anche alla società che ci circonda, ai problemi sociali. Ah beh, assolutamente, anche perché voglio dire siamo gente normale e di conseguenza sensibili come tutti a questo particolare momento storico, che poi va a riflettersi anche nella composizione. Vedi Liars, che è una canzone di protesta, diciamo, contro il particolare momento di disagio politico che stiamo vivendo, o come per esempio Il cielo è tuo, che è un brano che va a denunciare la violenza ai danni di minori, che spesso purtroppo avviene dentro le mura domestiche e purtroppo è sempre più all'ordine del giorno. Certo. Ma sono tante tematiche in quest'album. Ragazzi, sabato 19 maggio, quindi tra qualche giorno, sarete alla Feltrinelli di Napoli per presentare dal vivo questo nuovo album. Siete già stati a Napoli, che cosa vi piace di questa città? Beh, a parte che Napoli è una città bellissima, noi la adoriamo, poi tra l'altro è una città che ci ha sempre dato grandissima soddisfazione. Ci siamo stati in passato sia per degli store ma anche per dei concerti, che tra l'altro sono sempre andati benissimo. Ci ritorniamo davvero molto volentieri, ci mangia anche benissimo tra l'altro, non vediamo l'ora. Ragazzi, io vi ringrazio per essere stati qui oggi, insomma io spero che dopo questa prima presentazione ci sarà la possibilità di vedervi presto in concerto live qui a Napoli, e adesso insomma l'ascoltiamo questo primo splendido singolo che apre l'album, La storia parte da qui. Io ringrazio Diego e Luca, i Sonora, e vi aspetto presto negli studi di Radio CRC. Molto volentieri, ciao a tutti e buon pomeriggio allora. Ciao, ciao.